Era da parecchio che non facevo una recensione di uno smartphone medio di gamma e in questo caso è addirittura la prima volta che faccio la recensione di un Meizu. Infatti oggi parliamo del Meizu U20. E forse era meglio non iniziare da questo Meizu a parlare di appunto questa azienda, perché il telefono, beh, non è che vi abbia proprio convinto. Io vi ricordo qua sotto in descrizione il link del mio canale Telegram, ma soprattutto io vi lascio qua sotto in descrizione, importantissimo, il link della pagina Facebook di Pesolo Expert che mi ha dato la possibilità di fare questo video dandomi appunto in prova questo Meizu 20. Quindi se volete che questi video continuino dovete assolutamente lasciare un mi piace qua sotto nella pagina Facebook, quindi fatelo. E sì, controllerò quante persone hanno messo mi piace per farmi un'idea, quindi mettete mi piace. Detto questo, iniziamo subito con il video. Partiamo dal lato estetico. Esteticamente devo dire che non posso dire quasi nulla. Infatti, per chi mi conosce sa benissimo che apprezzo parecchio il design molto pulito e questo Meizu U20 è molto pulito. Mi ricorda parecchio il OnePlus X, se voglio fare un paragone, perché questo frame in alluminio in tutta quanta la cornice e questo davanti e dietro, totalmente in vetro, sono molto ben curati e di sicuro non sembra un device cinese, detto papale papale. Soprattutto anche perché la cura nei dettagli sembra non essere lasciata al caso, anzi, sembra che Meizu abbia messo un importante peso da 90 sulla cura dei dettagli. Infatti anche la fotocamera, che non sporge per nulla o quasi dalla scocca, fa sì che, insomma, si noti una certa ricercatezza nel design di questo smartphone. Peccato però che scivoli in una maniera assurda e ha un grossissimo problema per tenerlo in mano, perché appunto scivola tantissimo, e se lo mettete addirittura su una superficie leggermente inclinata, cadrà pian piano da questa superficie, quindi state molto attenti. Purtroppo, infatti, in confezione non abbiamo una cover come succedeva per esempio su OnePlus X. Il display, parliamone subito perché la cosa che mi è piaciuta di più di questo smartphone è un'unità IPS da 5,5 pollici in risoluzione Full HD con dei colori veramente bellissimi. E ripeto, è secondo me la cosa più bella di questo smartphone, anche perché l'interfaccia grafica, che è abbastanza colorata ma mai banale, diciamo, mi piace parecchio. La prima volta che la provo e devo dire che mi piace parecchio come interfaccia esteticamente e anche come funzionalità, si interfaccia appunto bene con questo display perché gli rende veramente giustizia. Abbiamo una piccola applicazione chiamata Centro Sicurezza che ci permette rapidamente di cancellare file inutili, di gestire il traffico internet, di gestire tutti i permessi, e devo dire che questa, che è la versione internazionale dello smartphone, non ha neanche problemi di notifiche che di norma tutti gli smartphone cinesi hanno, quindi ottimo punto a favore. Dopotutto c'è anche il Play Store, anche se bisogna fare qualche passaggio per installarlo, e questo non capisco il perché, visto che appunto essendo una versione internazionale potevano tranquillamente preinstallarlo, però va bene. Un'altra delle cose che mi è piaciuta parecchio di questo smartphone è la gesture, anzi l'insieme delle gesture che utilizza questo sistema. Abbiamo un solo tasto utilizzabile per questo smartphone, che è il tasto centrale, che però serve sia come sensore di impronte, sia come tasto home se lo premiamo, sia come tasto indietro se appoggiamo il dito senza premere, e ai lati di questo tasto, se facciamo uno swipe verso l'alto, abbiamo la possibilità di entrare o uscire dal multitasking, ed è una cosa talmente rapida e user-friendly che vorrei veramente utilizzarla su qualsiasi smartphone, quindi eccellente questo lavoro di Meizu. Come prestazioni, bah, veramente io oramai sugli smartphone non ho quasi niente da dire, i buoni medi di gamma, diciamo, non proprio tutti. Ha qualche problema di freeze ogni tanto, non è proprio perfetto, infatti magari su Facebook o su applicazioni simili magari abbiamo qualche rallentamento quando andiamo ad utilizzare applicazioni come Instagram Direct, eccetera, abbiamo qualche rallentamento, dobbiamo essere sinceri. Però, dai, per essere uno smartphone che costa così poco, ci può tranquillamente stare. Quello che non mi è piaciuto è la fotocamera. Fotocamera abbastanza banalotta, che sì, va bene per questo prezzo, ma neanche tanto, visto che oramai i competitor di questa fascia di prezzo hanno fatto un balzo in avanti abbastanza concreto. Parlo per esempio di P9 Lite o Galaxy A5. Infatti questa fotocamera al buio veramente è quasi inutilizzabile, lagga parecchio
parecchio l'interfaccia e gli scatti sono molto rumorosi e alla luce tende a bruciare sempre qualche zona di immagine magari sovraesposta perché non lavora benissimo l'HDR. Insomma, non mi ha convinto e neanche la fotocamera anteriore possiamo dire che sia stupenda, non tanto come qualità quanto come posizione. Infatti è molto in alto rispetto alla diagonale verticale dello smartphone e fare selfie con questa fotocamera non è sempre bellissimo perché tutti guarderanno da qualunque altra parte tranne sulla fotocamera. Batteria invece è ottima, veramente non ho nulla da dire sulla batteria perché è un amperaggio giusto per questo smartphone che non è molto energivoro come prestazioni e neanche come display, quindi io un giorno e mezzo ce l'ho fatto tranquillamente, difficile arrivare a 2 giorni, ma un giorno e mezzo è abbastanza tranquillo. Dopotutto 2560 mAh sono parecchi. Però perché ho detto che non mi ha convinto fino in fondo questo smartphone? Primo fra tutti tra i motivi di sicuro sono i competitor, soprattutto P9 Lite, che secondo me è decisamente meglio di questo smartphone, di questo U20 di Meizu, non tanto come interfaccia grafica, come display, quanto per affidabilità e prestazioni generali, perché il P9 Lite, diciamocelo francamente, è veramente quasi ai livelli dei top di gamma e quindi insomma oramai si è arrivati veramente a un livello altissimo. Se avessi provato questo U20 un anno fa avrei detto caspita, questo smartphone medio di gamma è veramente stupendo. Ormai l'asticella si è alzata e i medi di gamma sono sempre più vicini ai top. In questo caso faccio fatica a credere che questo U20 costi 250-260 euro, perché appunto sia la 5 sia il P9 lo frantumano per quanto riguarda le prestazioni. E soprattutto c'è un modello di Meizu di cui tutti parlano che si chiama M3 Note, che è decisamente meglio come prestazioni perché l'ho potuto provare per qualche minuto e mi è sembrato veramente ottimo. E poi ho riscontrato questa sensazione anche in altre recensioni, in altri pareri che ho sentito negli ultimi giorni. Non ho fatto cilecca insomma, perché appunto è veramente ottimo come prestazioni e costa leggermente di meno. Quindi non so neanche che senso abbia questo Meizu U20 avendo per le mani l'azienda uno smartphone come l'M3 Note, che sì, è leggermente più brutto esteticamente, ma alla fin fine costa anche di meno e va meglio. Quindi io vorrei sapere la vostra nei commenti, perché a me, ripeto, non ha convinto perché appunto ci sono alternative migliori. Non vedo un particolare miglioramento o peggioramento o quel che vi pare da altri modelli della casa Meizu, quindi non lo so, non riesco a collocarlo. Voi appunto fatemi sapere qua sotto nei commenti perché sono curioso di sapere la vostra. Io vi ricordo qua sotto in descrizione trovate il mio link del canale Telegram e il link di Pesolo Expert che mi ha dato la possibilità di recensire questo smartphone, quindi mettete mi piace, mettete l'iscrizione al mio canale. Detto questo, grazie mille per essere passati, noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale e ancora una volta un saluto da Simone. Ciao!